Grazie, buona giornata. Allora, finalmente arriviamo all'argomento più importante, tra virgolette, della serata, perché presentiamo i candidati della lista di San Giovanni la Punta del Movimento. Mi sembra strano dire lista parlando del Movimento 5 Stelle, però ci dobbiamo abituare anche a questo. Perciò chiamo a raccolta i candidati, per favore venite qua, i coraggiosi, gli eroi che si mettono a questa avventura. Eccoli, li riconoscete tutti, hanno fatto questa maglietta distintiva, penso che andrete tutti i giorni in giro con questa felpa, però le elezioni saranno a giugno, quindi voi dovete prendere anche una bella magliettina. Allora, candidata sindaco, ormai lo sapete tutti, con grande piacere, grande onore, tutti grande onore, eccola qua, avrete modo poi di conoscere tutte le sue qualità, ricordiamo sempre... Ecco, questo magari è... Ricordiamo sempre che il Movimento 5 Stelle cerca di puntare a tre qualità delle persone che ci devono aiutare a portare avanti la democrazia partecipata: competenza, trasparenza e onestà. Quindi avrete modo di conoscere in queste tre qualità Giusy Rannone. Agata Tagliaferri. Ragazzi, un attimo, non è che... Chiara Asciutto. Applaudo virtualmente. Isabella Figel, Patrizia Calcaterra, Grazia Molino, Barbara Costantino, non c'è, Aurelio Caponnetto con una N, giusto? Giovanni Liuzzo, Paolo Villauro, David Biondi, Vincenzo Raciti, Enzo Campanello, Rosario Diamante e Giosuè Fiorenza. Auguri, in bocca al lupo, e andrà bene comunque. Presentiamo anche i candidati sindaco di Pedara. Dov'è? Lucio Tropi, abbiamo qua solidarietà anche a Pedara, dove andremo poi prossimamente. E l'altro candidato sindaco? Domenico, di cognome, scusa, non c'è... Di Guardo. Un cognome, una garanzia? No. Meno male. Va bene, saluta tu che sei la madrina della serata e grazie di averci seguito. Quindi... Dov'è la candidata assessora Simona Suriano, scusate? Che conoscete tutti, ovviamente. Quindi oggi si apre ufficialmente con questo battesimo la campagna elettorale, anche se già noi con la certificazione di Grillo eravamo usciti, a giorni ci sarà il comunicato stampa e ci saranno il nostro programma elettorale, la lettera di intenti, quindi l'informazione che passerà non soltanto attraverso il web ma attraverso una capillare porta a porta che cercheremo di fare per far conoscere, anzi per far vedere nero su bianco il programma che comunque è stato fatto con i cittadini. Quindi iniziamo. Grazie a tutti gli intervenuti. C'era forse qualche intervento dal pubblico, però non so se è rimasto. Scusate, le foto un attimo. Te lo dico con il cuore, vuoi testimoniare pure passa a testimoniare, come sono nati dell'inchiesta, non si dice niente, sono respiro meglio con la destra, mentre non vedo sul decreto, in Parlamento non c'è spazio per i disonesti, sono già il conflitto, la storia ci ha insegnato che l'Italia Ma che tristezza, sei fatto bene.
signori, non andate via che c'è l'ultimo video, ancora un minuto. Vi ringraziamo per essere stati qui, vi salutiamo con questo video e ci vediamo in campagna elettorale alle prossime occasioni. Grazie. Ah, sì. No, non si è. 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 Non si è.